Ginecologa per passione, chirurgo per necessità, questa è la storia di Chiara Castellani, missionaria laica, molti anni trascorsi al servizio della comunità per difendere il diritto alla salute, prima in America Latina e poi in Africa, una vita intensa vissuta tra i malati in contesti di guerra, conflitti tribali e malattie epidemiche, dalla malaria all'AIDS fino all'Ebola. Allora, a proposito di questo tema, ma qual è la sua esperienza rispetto all'infezione da virus Ebola? Io mi trovai in contatto abbastanza diretto e soprattutto drammatico con l'infezione del virus Ebola quando ci fu una delle più grandi epidemie precedenti, perché ovviamente non paragonabili all'attuale per numero di casi, e forse quella che ha avuto il tasso di letalità più elevato, proprio per le condizioni in cui si produsse, che fu l'epidemia di Chiquita. L'epidemia di Chiquita è insorta nella nostra provincia a una cinquantina di chilometri da dove io operavo, nell'ospedale di Kimbao. Io stavo a Kimbao, che è un ospedale dello Stato gestito dalla diocesi. Anche a Chiquita c'è un ospedale dello Stato che la diocesi aveva avuto in gestione, poi c'erano stati problemi, conflitti e tutto, e la gestione era stata ripresa dallo Stato. È un ospedale fatiscente, senza nessuna applicazione del sistema igienico-sanitario, in cui lavorava ancora in supporto comunque una congregazione italiana, le Suore Poverelle di Bergamo, e purtroppo in seguito a un caso iniziale tutto il personale che l'aveva assistito, dapprima in sala operatoria perché si era pensata un'emergenza chirurgica, e poi quando presentava questa diarrea sanguinolenta che l'avrebbe portata alla morte, il personale ospedaliero e soprattutto le suore bergamasche, le poverelle di Bergamo che l'avevano assistito, uno dietro l'altro cominciavano ad ammalarsi e a morire con una letalità che ai primi tempi aveva raggiunto il 100%. Tutti quelli che venivano colpiti dalla malattia presentavano fenomeni emorragici e morivano. Parliamo della situazione di oggi. Quanta preoccupazione c'è tra la popolazione africana su Ebola rispetto alle altre epidemie infettive non? Sicuramente nella nostra zona la causa più importante di morte è la malaria, e si cerca di far fronte con procedure anche di prevenzione e di trattamento precoce. Ma per fortuna la malaria è una situazione che conosciamo, sappiamo che i bambini muoiono come mosche quando vengono colpiti dalla malaria cerebrale, se non vengono prontamente soccorsi, e questo succede purtroppo nei villaggi isolati, nelle zone sanitarie dove la guerra impedisce una buona accessibilità o dove ci sono grossi problemi economici della popolazione per accedere alla struttura sanitaria, e allora il primo a essere consultato è il tradipratisiene, il medico tradizionale che utilizza le erbe, e quando il bambino arriva già in coma è difficile da salvare. Queste sono le nostre urgenze quotidiane che poi in qualche maniera siamo talmente abituati che li controlliamo. L'arma Ebola dal 95 in poi è presente nel nostro sistema di allerta epidemiologico. Nelle 14 malattie a dichiarazione obbligatoria immediata figura la febbre emorragica virale, e abbiamo sempre gli occhi aperti su questa evenienza, proprio perché non si vuole ripetere l'equivoco di Chiquita, che per me per settimane si pensò a una Shigella disenteria, a una disenteria bacillare, invece di pensare che era Ebola, che si trattava di Ebola. Però quello che ci manca, e su questo insisto, è nella capacità di far fronte a una malattia la cui contagiosità, pur se richiedendo un contatto diretto, non è una malattia a trasmissione aerea, è una malattia che richiede un contatto diretto con il sangue, con le secrezioni, ma anche pelle a pelle in presenza di secrezioni cutanee emorragiche. Ecco, è che quello che manchiamo è in partenza il materiale di protezione.
e per cui i primi casi ovviamente si disseminano soprattutto fra il personale sanitario e mietono vittime fra il personale sanitario. Di questo siamo particolarmente coscienti, avendo vissuto alcuni di noi, soprattutto i più anziani, l'epidemia di chikungunya. L'allarme è stato lanciato soprattutto che nel nord del Congo c'è stata un'accensione di un focolaio epidemico che poi si è scoperto separato e distinto da quello che sta colpendo in questo momento in maniera talmente terribile, nella misura di una vera catastrofe umanitaria, l'Africa centrale. Però questi piccoli focolai, che per fortuna anche stavolta è stato autolimitato, sono purtroppo un po' all'ordine del giorno nella Repubblica Democratica del Congo, perché in un paese permanentemente in guerra, che vive quindi un'urgenza militare, i contatti fra le persone che fuggono nella foresta e fra i campi profughi, che però nei momenti in cui vengono attaccati dai ribelli la gente deve fuggire, questo facilita il contatto fra l'uomo e il serbatoio naturale, e questo comporta purtroppo gli accendersi di focolai epidemici. Da noi è un'allerta permanente, adesso l'abbiamo lanciato di nuovo, e quello che ci si dice però è laviamoci le mani, perché non è che puoi fare molto di più. Per cui un po' ovunque abbia messo queste catinelle in cui viene infilato il rubinetto per potersi lavare le mani sotto l'acqua corrente, anche negli uffici pubblici, anche nelle scuole, vedi questo catino dove ti lavi le mani, con tutte le difficoltà perché l'acqua corrente non c'è e devi andare a fare chilometri per andare alla sorgente e trasportare l'acqua in taniche d'acqua, perché tutto l'interno del Congo, salvo Kinshasa che hanno l'acqua corrente, tutto l'interno del Congo non ha acqua corrente. L'acqua è quella della sorgente, la sorgente è lontana, quando non è la stagione delle piogge abbiamo difficoltà nell'approvvigionamento idrico. Come viene percepito nei paesi africani l'impegno delle autorità sanitarie occidentali per la lotta al virus? Devo dire, noi non ci siamo sentiti molto aiutati. Quando c'è stata l'epidemia di chikungunya, gli aiuti sono arrivati in ritardo e insufficienti, e adesso non abbiamo ricevuto niente. L'epidemia è stata in Ecuador, nell'Equatera è stato fornito il materiale di protezione, ma quello che noi ci chiediamo è, nel momento in cui arriva il primo caso, se noi non abbiamo materiale di protezione sul posto, come ci proteggiamo? Lo lasciamo morire o lo soccorriamo e ci contagiamo? E si sa che comunque soprattutto i primi contagi interumani hanno una letalità elevata. Quanti medici sono morti nell'epidemia di chikungunya e quanti infermieri? Per cui il problema ce lo poniamo, e devo dire, quello che ci chiediamo è se non si dovrebbe, per arginare la diffusione dell'epidemia, intervenire con un minimo di materiale di protezione anche dove l'epidemia non è ancora arrivata, per evitare che nel momento in cui cominciano i primi casi poi questo contagi a macchia d'olio, come purtroppo sta succedendo in Sierra Leone, in Liberia, in Guinea, dove il numero di nuovi casi settimanali continua a aumentare invece di diminuire.